Buonasera a tutti, Peppe Rudine qui con voi, questa sera ennesimo Vida Assaggio Estremo, Sepia Reaper, peperoncino chocolate che fa paura, è un incrocio tra Sepia Serpent e Carolina Reaper, i due tra i pepper più estremi che esistano. Questi provengono sempre da Giuseppe Cipolla, dai semi di Manuel Dimitrio. Rai 1 HD, sempre con voi. Questa sera ho anche il latte di Anacardi, un nuovo prodotto in casa servisse. Ciao Stefano Matteo Vitt, hello Darrell, ciao Diego. Aspettiamo ancora un attimo, allora. Sono esemplari non enormi come i Sepia Serpent che avevo provato qualche video assaggio fa, però fanno sempre paura. Vedremo se mi metteranno in difficoltà. Sono esemplari non troppo rugosi, questo è quello dei tre che ha più rughe, più cattivo. Ciao Frank, hello Mark. Bene, qualche secondo e poi partiamo allora. Questo qua lo escludo perché è il più piccolo tra i due, quindi proverò quello più rugoso. Ciao Pasquariello. Hello Kindle. Bene, partiamo allora. Vediamo come sta Placenta. E beh. È anche un aroma molto pungente, si è già sprigionato in tutta la stanza. Bello forte. Sembra quasi menta, un aroma balsamico. Ecco l'interno, non male. Ciao il Cenero, ciao Aulo, bene. Via allora ragazzi. Vedremo se sarà a livello del Bloody Riot. Assaggiato ultimamente che menava parecchio. Ciao Francesco, ciao Luca! Buon appetito! Ciao Matteo! Allora, la piccantezza è già partita dopo pochi secondi. La sento già ai lati della lingua e leggermente in gola. Sapore molto agrumato per essere un chocolate. C'è anche qualche nota appunto balsamica, quasi menta. È abbastanza particolare come sapore per essere un chocolate. Un agrumato che sembra quello del Reaper di scorta di lime. Adesso la piccantezza sale. Molto intensa sulla punta della lingua. Ciao Francesco. Ciao Fabio. Volevo fare questa sera anche complimenti a Adriano Pepper De Luca e Luca Gonizzi e anche Valentina Rubino per i loro video assaggi, anche estremi. Siete stati bravissimi, grandi ragazzi. Sto notando veramente una grande partecipazione riguardo i video assaggi, soprattutto sul mio gruppo Jack Pepper and the Magic Cultivar. Oh ragazzi, la piccantezza sta salendo vertiginosamente. Il pepper più potente che finora assaggiate è stato un Butler Chocolate di Marco Maccarini. Vedremo se questo competerà con lui. Sì, un sapore comunque molto agrumato. Adesso sento qualche nota amara, tipica dei chocolate, un po' affumicata, torrefatta. Però aveva questo aroma di menta molto particolare. Ciao Marco. Hello Devi. Occhiali scuri per nascondere le lacrime. Dai, li tolgo subito. Per ora niente, però probabilmente tra qualche minuto. Il Bloody Riot mi aveva fatto lacrimare, ragazzi. Era veramente tra i pepper più forti mai provati.
superiore secondo me al Carolina Reaper. E anche il naso sta iniziando a colare. Bello forte sto Seppi, adesso mena in gola. Saluto anche Manuel Dimitrio, Cili Riot, il suo creatore, che devo dire fa dei pepper molto interessanti, soprattutto come aroma, particolarissimi. Il Black Panther che ho provato l'altro giorno è stato uno tra i più buoni in assoluto. E sto Seppia Reaper sembra essere devastante. La faccia veramente bollente, questa sensazione di faccia calda. La sento solo con i pepper più estremi, quindi ci siamo. Wow! Cola al naso, sì. Lacrime non ancora, però è una piccantezza veramente elevata. Penso che abbiamo ormai quasi raggiunto il picco, siamo a 4 minuti. Però continua a salire il piccante. La Sardegna è con me, saluto allora tutta la Sardegna, ecco, saluto anche Moreno Serra. Prova superata, per ora direi di sì, è ancora gestibile, però aspettiamo ancora un colpo di coda. Però ragazzi, è veramente forte la piccantezza. Una tra le più elevate mai sperimentate. Non siamo, secondo me, a livello del Chocolate Butlà, però a livello Jigsaw e anche Sepia Serpent ci sta assolutamente. Sono pepper comunque quasi invernali, probabilmente in piena estate erano ancora più cattivi, quindi sto Sepia Reaper è veramente un bel concorrente. Hello Thomas, ciao Maria. Bene, passati 5 minuti, picco probabilmente toccato e superato in questo momento. Però è ancora bella alta la piccantezza. Occhi che adesso iniziano ad essere lucidi. Wow, bello forte. Veramente estremo questo, se non siete abituati al piccante non fatelo, come dico sempre anche a quelli che mi fanno domande su come iniziare le loro carriere da vide assaggiatori. Partite con i peperoncini meno piccanti, chiaramente con i calabresi nostrani, prima magari un quarto, poi metà, poi tutto intero. Adesso ho preso la gola in una maniera allucinante. Poi salite quindi agli Habanero, ai Bagiolocchi, e infine potete provare i Carolina Reaper e quelli più estremi. Ciao Giovanni, hello Thomas. Oh ragazzi, fortissimo. Sicuramente lo dico più forte del Sepia Serpent e anche del Jigsaw. Forse solo il Butlà Chocolate gli sta davanti, ma per pochissimo. Wow, non cederò al latte, però sono quasi al limite. 6 minuti e mezzo, veramente di agonia. Allora, come abbinamenti, ci vedrei bene le costolette d'agnello, secondo me, perché l'agnello con la menta di solito si sposa molto bene e questo pepper per i sentori di menta, allora sarebbe un bel abbinamento. Poi comunque ha le note simili ai vari altri cioccolati, quindi con pietanze dolci, ad esempio a base di zucca, o anche patate dolci, castagne, questi abbinamenti qua. Ciao Luca, ciao Salvatore. Bene, direi 7 minuti, adesso sta iniziando a scemare la piccantezza, però bella prova. I cioccolati regalano sempre una piccantezza estrema. Chiuderei qua il video, ci vediamo con il prossimo, sarà questo pepper sempre di Chili Riot, Reaper per Pink Tiger, esatto, bellissimo esteticamente, rugoso con il codino,
l'ultimo Pepper di Chili Riot. Quindi alla prossima, grazie a tutti per la visione. Ciao da Peppe!